valeva la pena raccontarci. Questo mi ha spinto proprio più di tutto, che ci raccontasse senza fronzoli, senza paurismo, ma che veramente raccontasse le nostre esperienze, una specie di urlo di dolore, ma in maniera ironica. È stato un lavoro di squadra enorme, ho avuto l'appoggio di tutti quanti. È la prima volta che mi è capitato di lavorare su un set dove il regista portava il caffè, il produttore portava gli attori in macchina, ognuno faceva tutto quello che poteva fare perché credeva nel progetto. Anche nei momenti in cui, e ce ne sono stati tanti, di sconforto, di rassegnazione, perché sembrava che tutto si stesse fermando, non portasse da nessuna parte, devo dire che ho trovato la forza in loro, che sono sì collaboratori ma soprattutto amici, che mi hanno proprio detto no, non te puoi arrendere adesso. Hai fatto un film che si chiama In bici senza sella pedala, hai voluto la bicicletta anche se senza sella e mo pedala, fino ad oggi 2962 giorni conti ogni mattina, 4 anni. Dall'ideazione alla fine, sì, 4 anni. Come avete lavorato sulle sceneggiature? Sulle sceneggiature è stato all'inizio un lavoro di squadra, ci siamo riuniti tutti insieme, abbiamo deciso quali temi volevamo trattare, quindi ognuno di noi ha tirato fuori la propria esperienza personale e abbiamo, diciamo, fatto una selezione di quelle che ci sembravano più giuste. E poi naturalmente i registi con gli autori si sono così in gruppo, iniziato a lavorare sulle singole sceneggiature. Una volta che l'abbiamo finito ci siamo rivisti tutti insieme e abbiamo lavorato di gruppo invece sulla sceneggiatura finale.